Sant'Angelo, come cambiano gli scenari mondiali in seguito a questo conflitto Russia-Ucraina? Possiamo osservare di fronte ai nostri occhi è che il cosiddetto mondo unipolare, il mondo generato dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica poco 30 anni fa, in qualche modo sta terminando. E questo lo possiamo dire con una certa chiarezza perché vediamo che se intorno agli Stati Uniti in qualche modo si stanno serrando i ranghi di alcuni alleati storici, in particolare quelli che si muovono all'interno della cornice della NATO, cosa diversa è nel resto del mondo. Pensiamo ad esempio a quei paesi che si trovano nell'acronimo BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, tolta la Russia per ovvi motivi, e il Brasile di Bolsonaro, fino a quando, diciamo, non dovesse giungere Lula, icona della sinistra mondiale, che ha utilizzato dei termini veramente sopra le righe per descrivere Zelensky, appellandolo come una sorta di criminale di guerra, la Cina, l'India e il Sudafrica appaiono oggi, seppur con posizioni diverse, a fianco alla Russia in questa sfida appunto al mondo della globalizzazione. E lo stesso vale anche per i paesi produttori di energie da fonti non rinnovabili. Tolto l'Azerbaigian e il Qatar, quasi tutti gli altri sono, sia per un motivo pratico, perché sono chiaramente avvantaggiati dai costi, dalla crescita esponenziale dei costi, sia per il gas che per il petrolio, ma anche perché spaventati dalla logica della repentinità Lavoro in della L'Aquila transizione da energetica dell'embargo 2020 dell'Unione settembre. Sto lavorando, studiando nei laboratori nazionali del Gran Sasso in L'Aquila. Io studio la fisica fondamentale. Io sono molto onorato di essere stato scelto questo ruolo, Giovin Signore. Questo ruolo è molto importante perché è di un evento perdonanza. Questa perdonanza è una cosa religione, Ecco, ma diciamo quest'anno da una visione sono un po' globale a una diverso più perché nostrana, diciamo così, nazionale. Questa sta situazione scelta come nella influisce lista sul UNESCO, futuro dell'Italia, quindi anche diventa futuro un politico, simbolo istituzionale del della nostro pace, paese? di solidarietà e riconciliazione. Ma io so una cosa che forse i miei colleghi non sanno. Hai una passione sfrenata per i pasticcini, è vero? Sì. E che tutti i giorni li porti al lavoro. Non è tutti i giorni. Sì, perché io sono molto contento, lavoro qui con le persone qua nel laboratorio. Io sono molto contento. Il tuo futuro dove sarà, lo sai? Dopo l'Aquila io tornerò in Cina per un periodo, non so, forse un anno. E poi io spero di tornare qua, in Lacra, di nuovo, perché io sono molto, mi piace molto questa città. Lacerazione che poi si è successivamente ampliata con il rapporto conflittuale con la Lega e con Forza Italia fino a giungere allo showdown della caduta del governo e delle elezioni anticipate. Certo, queste con le contraddizioni non mai sul versante della politica estera sono presenti in entrambi gli schieramenti, perché nel centro-sinistra abbiamo il PD con posizioni chiaramente europeiste e filoatlantiste, ma abbiamo una sinistra pacifista e se non apertamente anti-americana. Nel centro-destra abbiamo Fratelli d'Italia che ha posizioni filoatlantiste, non filoeuropeiste, diciamo, quantomeno euroscettica, e Forza Italia e la Lega che, pur con dei distinguo, sono per la ripresa del dialogo con Mosca.
Non è un caso che ad esempio sulle pagine del Corriere della Sera Angelo Panebianco era arrivato a auspicare l'ipotesi di un nuovo arco costituzionale, ma ricentrato su questa paradossale alleanza PD Fratelli d'Italia, proprio in nome della comune afferenza ai valori della Carta Atlantica. Staremo a vedere.